Cistite estiva, un problema relativo alle donne, e con noi abbiamo il dottor Pietro Mascheri, farmacista e fitoterapeuta. Allora, è un problema che affligge solo le donne, possiamo dire così? Sì, sì, in particolare sì, perché negli uomini viene chiamata prostatite e non è mai cistite, insomma, e può essere anche negli uomini, ma nei casi particolari. Le cause, dottore? Le cause, allora, innanzitutto diciamo che cos'è la cistite. La cistite non è altro che un'infiammazione, è un'infezione delle basse vie urinarie. Come vediamo qui dall'immagine, no? Delle basse vie urinarie, dovuta a che cosa? A dei microbi fecali, batteri fecali, come l'Escherichia coli e la Klebsiella. Visto perché nelle donne? Perché l'anatomia nelle donne, visto la vicinanza fra l'ano e la vagina, e facilmente si possono infiltrare questi batteri fecali. Quindi contaminazione, no? C'è la contaminazione, certamente. E poi occorre dire quali sono, appunto, la sintomatologia. La donna si accorge subito quando ha un dolore sovrapubico, quando ha il bruciore nella minzione, la difficoltà nella minzione, ha anche del freddo, caldo e freddo, e soprattutto quando, diciamo così, non riesce a minzioni frequenti e molto dolorose. E che cosa? La cosa più dolorosa è quando uno va in bagno. Quando uno va in bagno, certamente. Si sta meglio, però insomma lì per lì è veramente dolorosissima. Estate perché parliamo di cistite estive? Perché l'estate si va in vacanza, andiamo al mare soprattutto, e si cambia aria, abbiamo dei problemi di stitichezza, soprattutto all'inizio, e la stitichezza e anche la diarrea, come il ciclo mestruale, e possono favorire l'infiltrazione di questi microbi, appunto, fecali. Quindi è fondamentale, quando andiamo in vacanza, regolarizzare il nostro intestino, cioè bere di più, quindi almeno 3 litri, adesso soprattutto con questo caldo, al giorno, aumentare la fibra. Quindi aumentare la verdura, aumentare la frutta, frullati, estratti, eccetera, ma soprattutto stare attenti al caldo, alla disidratazione, alla sabbia e all'umidità. Anche perché in costume si fa i bagni, poi si torna, certo, si asciuga sotto il sole, quella è umidità, no? Poi abbiamo le fibre sintetiche, i costumi non è che sono... Certo, e mai asciugarsi sotto il sole con la sabbia. Perché? Perché c'è la sabbia, c'è l'umidità, quindi fatto il bagno si deve fare una doccia, cambiare subito il costume e metterne uno asciutto, perché l'umidità e il calore favorisce, appunto, questa infiltrazione. E questo, appunto, è fondamentale. Poi utilizzare biancheria intima di puro cotone, quindi non fibre, è importante, una minzione post-coitale completa e soprattutto un'igiene intima, che è molto importante, e sempre lavarsi e asciugarsi sempre dall'avanti all'indietro, perché questo è la cosa opposta, perché è lì che poi arriva la contaminazione. Questa è fondamentale, lavarsi con detergenti intimi, con un pH leggermente acido. Questo è fondamentale, anche perché sennò se usiamo un pH che non va bene eliminiamo il pH alcalino, visto che molti funghi, e soprattutto saprofiti, ma anche micosi, eccetera, sopravvivono, sono dei saprofiti che sopravvivono in ambiente basico, per cui l'ambiente deve essere, appunto, leggermente acido. Poi un'altra cosa importante per chi soffre di queste cistiti è i pantaloni molto stretti, e il fatto di mettere i pantaloni molto stretti, questo favorisce. I jeans, appunto, purtroppo hanno portato tanto a questa problematica, è aumentata anche grazie a questa. Ma meglio le donne con la gonna, che sono anche, secondo me, più femminili. Poi la seconda cosa, per esempio la bicicletta, chi usa molto la bicicletta o chi va molto a cavallo, anche questo c'è un contatto più intimo, e quindi anche questo può favorire, appunto, l'infiltrazione microbica di questi batteri, appunto, fecali. Allora, detto questo, arriviamo a una terapia fitoterapica, no? Con erbe naturali. Sì, la terapia può essere innanzitutto farmacologica, a base di antibiotici, poi sarà
proprio medico a consigliare alle donne, consigliare la terapia più giusta. Però noi sappiamo che con questi caldi la terapia antibiotica, insomma, un po' debilita la donna. Quindi una terapia alternativa è quella con la fitoterapia, con le piante medicinali, che funzionano molto bene. Cioè una donna potrebbe fare anche prevenzione, no? Sapendo che ne può soffrire, cominciare con una prevenzione, no? La prevenzione, che l'abbiamo parlato, quella di regolarizzare l'intestino, di utilizzare queste cose che possono favorire. E poi, ma se dovesse appunto succedere, allora si può utilizzare la terapia fitoterapica alternativa con piante medicinali che contengono arbutina, un principio attivo, l'arbutina, che a livello intestinale si idrolizza idrochinone, che è un vero e proprio antibiotico naturale, che va a staccare, perché questi batteri si attaccano nella parete della vescica e quindi bisogna staccarli. E l'arbutina, quindi l'idrochinone, l'antibiotico naturale che va a staccare questi batteri a livello praticamente della parete della vescica della donna, e con il flusso di urina li porta via. Quindi un fitocomplesso formato da queste piante, che sono l'uvursina, che sono l'erica, il corbezzolo, il mirtillo rosso, ma che sono anche delle piante diuretiche come per esempio la pilosella, la betulla, e poi il dimannosio. Il dimannosio, che è un monosaccaride, quindi uno zucchero, che si estrae dal legno della betulla, lei pensi, quindi che non fa attaccare questi microbi, questi batteri, dà una protezione, non li fa attaccare nella vescica. Quindi utilizzando un fitocomplesso, sia in gocce che in capsule, possiamo debellare anche molto velocemente, bevendo poi 3 litri di acqua oppure di tisana, sempre con queste piante sia diuretiche e sia diciamo che non tengono l'arbutina come l'uvursina, noi possiamo, anche perché stimoliamo la vescica bevendo tanto, vai a fare più, quindi fai come un lavaggio, facciamo prevenzione, no? Stimoliamo appunto la vescica a eliminare questi batteri e aumentiamo anche le nostre difese immunitarie, perché non ci debilitiamo il nostro organismo con gli antibiotici, quindi meglio di così. Allora, con questi consigli io ringrazio il dottor Pietro Mascheri, farmacista fitoterapeuta e quindi prevenzione per le cestite estive.